Buonasera, buonasera a tutti. Inizierò con una citazione, forse qualcuno la conosce. Tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Si tratta dell'articolo 21 della nostra cara Costituzione. Questo non può essere abrogato. Ringrazio la consigliera per aver presentato un'interrogazione alla sindaca su una materia di vitale importanza per Roma e per i suoi cittadini. Fa piacere che il capogruppo a guida del Partito Democratico in Campidoglio abbia come principale preoccupazione quella di chiedere delucidazioni riguardo mie interviste o post ripresi su internet. Bene. Fa altrettanto bene a ricordare l'esistenza del sito del Comune di Roma, che è presente all'indirizzo www.comune.roma.it. Forse, oltre a ricordarne l'esistenza, di tanto in tanto dovrebbe consultarlo. Scoprirebbe infatti che il portale del Comune di Roma viene aggiornato quotidianamente, con contenuti e notizie utili per i romani. Un sito che peraltro stiamo arricchendo giorno dopo giorno e che ha visto la scorsa settimana la nascita di una nuova sezione, direttamente nella home page, che si chiama La Sindaca Informa, e dove io personalmente aggiorno con cadenza settimanale tutto quello che l'amministrazione e gli assessori fanno. Ricapitolo un po' tutto quello che è accaduto e quindi do un'informazione che sia il più completa possibile. Come sa, noi del Movimento 5 Stelle all'informazione ci teniamo molto, lo abbiamo sempre detto, i cittadini debbono essere informati e lo diciamo perché noi stessi siamo quei cittadini che per anni il Comune di Roma e le varie amministrazioni hanno completamente dimenticato di informare, e questo non cambierà mai. Quindi abbiamo iniziato a farlo non solo dal sito del Comune di Roma, ma anche da altri canali, sempre istituzionali. Tant'è vero che non è mai stata fatta comunicazione esclusiva tramite i canali del Movimento 5 Stelle. Abbiamo fatto tantissimi comunicati stampa inviati dall'ufficio stampa del Campidoglio, un ufficio stampa dell'amministrazione, che sono stati trasformati in migliaia di lanci di agenzia. Si è proceduto a un aggiornamento costante del sito internet del Comune e sempre vi sono stati numerosi aggiornamenti diffusi tramite i canali istituzionali del Comune di Roma presenti sui social media come Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, tutti canali istituzionali. Vengo al blog di Beppe Grillo, che tanta curiosità desta. Sicuramente sul blog sono stati ripubblicati alcuni dei miei interventi inerenti all'attività politica. Sulle pagine che riportano mie interviste o dichiarazioni, attenzione, questo è importante, è sottile, sulle pagine che riportano le mie interviste o le mie dichiarazioni, che sono peraltro già pubblicate altrove, o sul sito internet del Comune di Roma o da quotidiani, sulle pagine che riportano le mie dichiarazioni o le mie interviste non c'è alcuna pubblicità. Peraltro vorrei ricordare che tutti i contenuti pubblicati su quella piattaforma sono liberamente riproducibili. Vorrei ricordare inoltre come proprio il Presidente del Consiglio, nonché segretario del Partito Democratico, ultimamente sia stato al centro di alcune polemiche sulla par condicio referendaria relativamente all'uso degli spazi televisivi in vista del referendum del 4 dicembre. Da qualche parte magari ci dovrete pur permettere di comunicare, se no si chiama censura. Sorvoliamo poi sulle polemiche relative alle lettere che il Premier ha inviato ai circa 4 milioni di cittadini italiani residenti all'estero. Ogni commento è superfluo. Lo ripeto, comunque, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, la parola, lo scritto, su ogni mezzo di diffusione. Noi lo facciamo tramite i canali ufficiali
che possono essere ripubblicati anche su altri canali. Basta leggere. Grazie.